Buongiorno a tutti, oggi faremo una piccola e breve recensione di questo televisore da 17 pollici, schermo con angoli FSQ, quindi con angoli squadrati, leggermente curvo della Philips. È un televisore particolare perché è un hotel TV, quindi un televisore che viene da una fornitura di hotel. Un televisore che è stato sicuramente usato molto poco. Il cinescopio è veramente molto bello. È un fabbricato in Italia, made in UK, è assemblato totalmente in Italia. Sono un tipo di televisore che a me piace molto, perché devo dire che ha dei bellissimi colori, ha un bel contrasto, un bel fuoco ed è un 90 gradi come angolo di deflessione, che sono quelli che io preferisco in generale. Proviamo subito qualche breve. Proviamo la griglia. Ecco, come vedete, la griglia è assolutamente perfetta. In questo caso, noi siamo a 60 Hz in RGB a 480. Possiamo metterlo, scusate, anche a 240. Ecco qua. Come vedete, la geometria è assolutamente perfetta. L'immagine è molto stabile, molto ferma. I cinescopi a 90 gradi, che io sono quelli appunto che amo più di tutti, devo dire che sono secondo me quelli strutturati meglio. Come vedete anche dalla foto, appunto è un cinescopio fabbricato in Italia e made in UK, e diciamo lo chassis che io ho diciamo risaldato, ho cambiato un paio di condensatori, che so che in questi hanno sempre qualche problema. È un tipo di telaio molto molto solido che funziona veramente molto bene, accetta praticamente tutti i segnali, perché come vedete noi possiamo tranquillamente passare anche a 570. In questo caso siamo a 50 Hz, scusate, ecco qua, siamo a 50 Hz, e appunto devo dire che funziona veramente molto bene. Noi abbiamo naturalmente il controllo tramite trimmer interni dell'immagine, possiamo gestire il verticale, cioè l'ampiezza e lo shift. Non possiamo gestire l'orizzontale se non la fase, quindi spostare a destra e a sinistra il quadro, ma non possiamo gestire la larghezza del quadro, perché essendo un cinescopio a 90 gradi di deflessione, non possiamo agire sull'ampiezza orizzontale, o meglio, possiamo, ma non tramite trimmer. L'unico modo è cambiare il circuito e quindi insomma modificare un condensatore, mettere un condensatore in parallelo, insomma, fare una cosa un po' tecnica che purtroppo che per molti non è possibile fare, insomma, perché questi nascono che devono essere perfetti. Questa cosa devo dire che fa sì che rende il fuoco perfetto anche a livello periferico. Infatti il fuoco è assolutamente perfetto, la linearità è perfetta, i colori sono splendidi, veramente splendidi, ma è un Philips, uno di quei Philips che ha veramente dei colori eccezionali. Andiamo a vedere magari solo ancora, ok, white RGB, ecco qua, bianco lineare perfetto senza aberrazioni cromatiche, nero anche esso perfetto, rosso sparato bellissimo, Philips, il verde idem, il blu idem, non ha bleeding, non ha niente, veramente un gran bel cinescopio. Facciamo ancora lo scroll test, ecco qua, come vedete lo scroll è perfetto. Adesso abbiamo le bande perché siamo in 50, possiamo ripassare anche, ecco qua, a 60. Adesso così siamo a 60, fluido, bello, pastoso, veramente veramente molto bello. Cinescopi che durano un'eternità. Bene, adesso magari facciamo una piccola prova con un videogioco, e dopodiché vi farò vedere come sbloccare il menu, o meglio, che in questo caso si è potuto sbloccare il menu. Il problema degli hotel TV è che sono, magari si possono trovare anche delle cose abbastanza interessanti. Io ne ho visti tanti, questo secondo me è il più bello che io ho mai visto. Però in generale purtroppo hanno il problema che, essendo dei televisori nati per gli hotel, spesso non è possibile modificare niente, cioè non è possibile modificare purtroppo nessun parametro. Molto spesso mi è capitato di non poter modificare neanche il canale. In questo caso era simile, ma tramite una procedura hardware che io ho fatto sono riuscito a sbloccarlo, e vi farò vedere come si entra nel suo menu, e attraverso il suo menu è possibile modificare tutti i parametri, sharpness, luminosità, eccetera, eccetera, e anche i parametri del televisore, cioè il messaggio, per esempio,
di benvenuto iniziale, si può cambiare, si può mettere quello che si vuole, si può vedere, si può bloccare il numero di canali, magari 3, 2, 5, si possono mettere il numero di canali che si vuole, la sintonia, la lingua, eccetera, eccetera. Eccoci qua, abbiamo fatto partire un gioco, mi pare Donkey Kong, se non ricordo male. Sì, un super Donkey Kong. Bene, naturalmente siamo in RGB, appunto, se non sbaglio, anche qua siamo, fatemi vedere solo. Dovremmo essere, ah sì, siamo a 60. Siamo a 60, appunto, tutto schermo. Molto bello, bei colori, rende veramente tanto bene, soprattutto su questo tipo di videogiochi, devo dire che è un televisore eccezionale, ma appunto gli schermi FSQ 90 gradi di questa fascia sono televisori secondo me molto buoni. Volume e l'audio devo dire che è ottimo, forte, potente, devo dire molto bello. Bene, adesso vi farò vedere anche appunto come si sblocca il menu, come è possibile sbloccare questo menu per riuscire poi a modificare le varie impostazioni. Eccoci qua. Allora, per sbloccare il menu del televisore c'è una procedura, però in questo caso è inutile che diciamo ve la stia a dire nello specifico perché io l'ho modificato in questo modo a livello hardware, quindi poi purtroppo per qualsiasi altro televisore anche simile purtroppo non è possibile farla. Però noi andiamo sul canale 2, in questo caso è il massimo del canale che io ho impostato, ci sono solo due canali più naturalmente la V. Va bene, noi dobbiamo avere un telecomando, in questo caso universale perché quello suo non, secondo me non ce l'aveva neanche il gestore. Andiamo sul tasto del volume, premiamo il tasto giù, più su, più questo pulsante. Come vedete è completamente sbloccato. E noi attraverso questo menu possiamo vedere tutto, possiamo cambiare la lingua, possiamo verificare la configurazione, quindi il tipo di sistema, eccetera, eccetera. Con OK torniamo indietro, vedete possiamo vedere il numero di programmi 2 eccetera eccetera, possiamo nella TV installation noi possiamo cambiare il sistema, il fine tuning eccetera eccetera, se andiamo su more addirittura possiamo mettere la protezione, il muto automatico eccetera eccetera. Se non ricordo male, non mi ricordo esattamente dove potrebbe essere, però qui, scusate, che è un po' che. Che un po' che non ci vado. Ah no, scusate, è sul parameter setting, esatto. Se andiamo sul parameter setting, noi possiamo scegliere anche altre cose, vedete l'initial. Possiamo decidere dove switch il televisore, cioè si accende sul canale 1 o quello che vogliamo noi. Possiamo cambiare il volume di base mettendolo a quanto vogliamo noi. Addirittura possiamo mettere il messaggio di benvenuto, sì o no. Io ho messo ciao nerd perché siamo in tema naturalmente. E cambiare anche l'AC della frequenza. E se noi appunto andiamo sul picture setting, come vedete, possiamo cambiare tutto: brightness, contrast, sharpness e color. E abbiamo addirittura tre parametri direttamente richiamabili dal telecomando che ci permettono di switchare direttamente da uno all'altro. Generalmente, magari che ne so, di notte abbiamo un'impostazione più blanda e quindi la inseriamo come prima opzione. Di giorno ne abbiamo un'altra e se c'è tanta luce, per esempio, ne abbiamo ancora un'altra. In questo caso possiamo variare magari le varie impostazioni e poi direttamente dal telecomando li switchiamo dall'uno all'altro come se fossero un po' i preset, no? Standard, nitido, sport nelle TV nuove. Devo dire che è una cosa geniale. Quindi ecco, il menu è estremamente completo.
molto più completo in realtà di un televisore normale, solo che purtroppo bisogna agire sul CMOS interno perché altrimenti non è possibile fare questo. Una volta che abbiamo fatto tutto ciò, ok, ancora una volta ok, exit installation, yes, e siamo pronti per giocare, per attaccare il TV, eccetera, eccetera. Vi ringrazio, se avete qualsiasi domanda non esitate a contattarmi e a scrivere sulla sezione dei commenti.